La parola per la vita, letture del commento al Vangelo di Paolo Cortaz di venerdì 13 ottobre 2023. Difettano di logica gli avversari di Gesù. Non sapendo più a cosa appellarsi, ora lo accusano di esorcizzare gli spiriti impuri grazie al demonio. Geniale, davvero! E Gesù, invece di abbandonarli ai loro deliri, argomenta: ma che senso ha? Se Satana caccia i demoni, si autodistrugge. E rivolto a noi discepoli, ci offre uno straordinario, duplice insegnamento. È Lui, il Cristo, l'uomo forte che veglia alla porta del nostro cuore e non dobbiamo aspirare ad una perfezione spirituale ed asettica che piace a noi e al diavolo, ma non a Dio. Smettiamola allora di vedere demoni e indemoniati ovunque. Lasciamo le tentazioni ai santi. Con umiltà accogliamo Cristo, uomo forte, a vegliare sulla piccola dimora del nostro cuore. Viviamo nell'umiltà e nella consapevolezza dei nostri limiti senza aspirare ad improbabili vite eroiche. E i difetti che riconosciamo ci siano utili a dimorare nella consapevolezza del limite. Esiste il demonio e lavora, lo fa con intelligenza e spregiudicatezza. Non è quel mezzo mostro con le zampe da capra e la coda. Chi di noi seguirebbe un tale errore? È bello, ragionevole, seducente, manipolatore ed ha un solo obiettivo, quello di allontanarci dalla vera visione di Dio e di noi stessi. Lo fa con i mezzi che ci stanno accanto, proponendoci modelli irraggiungibili, suscitando sensi di colpa, facendoci credere che tutti sono felici eccetto noi. Se abbiamo intrapreso un cammino di discepolato, ci sono dei momenti in cui avvertiamo la presenza del maligno e ne abbiamo paura. È quello il momento in cui appellarci a Cristo, l'uomo più forte che protegge la nostra vita. La parabola sulla casa tirata a lucido ci ricorda che siamo noi a voler apparire migliori di quello che siamo al cospetto di Dio, ma che questa ansia di perfezione, spesso, è una trappola che facilita l'avversario. Senza sederci sui nostri limiti, accogliamo le nostre fragilità come uno strumento per rimanere nell'umiltà e fidarci di Dio che ci ama così come siamo. È un fragile equilibrio che lo Spirito ci permette di avere. Che Dio sia con tutti voi.